Ciao a tutti ragazzi, sono Fox e benvenuti in questo nuovo video. Allora, sono molto amareggiato e scocciato perché ho registrato più di 20 minuti di video, ma ho scoperto che il programma ha registrato solo l'audio e del video non se n'è proprio fottuto. Cioè, nel senso che è uscito un video tutto nero e io che parlo in Minecraft che fa i suoi rumori pro. Avevo iniziato a fare questa mod qua di cui non ricordo mai il nome. E niente, abbiamo fatto una grande esplorazione, più che altro a recuperare le anime e tutto quanto. Purtroppo non ha registrato niente e non ci posso fare niente. Ho craftato questi due oggetti. Vi faccio vedere velocemente il crafting. Uno si fa così e il libro si fa così e l'altro si fa così. Per riempire questo affarino una volta craftato vi basta craftarvi una di questi affari. Adesso una di questi affari, poi quando state vicino a un mob tenete premuto tasto destro finché non si carica. Non lo sapevo. Vabbè, insomma, tenete premuto tasto destro finché non si carica. Una volta caricato lasciate e lo colpite. Vi consiglio vivamente, soprattutto se è un mob ostile, di prima ucciderlo con qualche arma anche non troppo potente e poi successivamente ucciderlo con quella. Bene. Detto questo, sperando che sta registrando il programma di merda. Sì, sta registrando. No, mi sono cagato sotto. Allora, come funziona questa mod? Allora, qua ci sono le anime che per adesso sono 0, però se noi mettiamo questo qua dentro e riempiamo questo affare, boom, ecco qua, e volendo penso possiamo pure riempire di nuovo questo, vabbè. Adesso qua ci dà 20 anime storate, perché noi ci abbiamo messo 20 anime qui che abbiamo raccolto con questo. Adesso possiamo fare un sacco di cose, credo, forse probabilmente. Visto che no, comunque non sono proprio espertissimo. Una cosa sicura che possiamo fare è far diventare questo qua, il Living Metal Ingot. Si ottiene mettendo l'oro qui, l'oro, sentite a me, il ferro qui, facendo così in bue, e dovrebbe avermi dato. Ah no, ma costa 40 anime. Ah no, tutti costano 40 anime. Ognuno costa 5. Ecco qua, abbiamo il nostro Living Metal Ingot. Adesso sinceramente me ne volevo fare 3 e farmi questa di Liquid Metal. Quindi così vi faccio pure un attimo veloce 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 vedere come funziona questo affare. Crafting è molto semplice, si può fare di qualsiasi materiale come picconi eccetera. Allora, andiamo un attimo fuori a vedere come si uccidono i mob. Ecco, per esempio lui che è anche potenziato, beh. No, no, muori. Devi morire. Ok. Non lui. Mamma, mamma, mamma. Uno normale, non troppo ostile o forte. Beh, va bene pure lui, però aspetta, mi devo mangiare. Ok, allora iniziamo a indebolire. Ok, no, penso che no, fanculo. Adesso facciamo una cosa. LOL, epico. Colpiamolo normalmente, adesso c'ha solo 2 di vita, ci avviciniamo. Tasto destro. Merda, affanculo. No, non va bene. Tasto destro. Boh, no. Affanculo, non va bene lui. Ce la faccio, un altro. Ok, uno slime, dai. Uno slime si potrebbe anche fare forse. Solo uno slime esiste? Un altro scheletro, no. Vabbè, facciamolo con uno slime. Ah, un creeper, no, un creeper non si può fare. Vabbè, proviamoci. No, esploso infatti. Oddio, ma. Ma io non ho idea, vabbè. Troverò un mob che riuscirò. Ah, ecco qua. Allora, prima lo danneggiamo un poco.
Con questo poi il tasto destro, boom, e abbiamo la nostra anima. Tasto destro, boom, e abbiamo un'altra anima. Con questo ci mettiamo il tasto destro sull'anima, dovete prenderla bene. E dovrebbe, ecco, iniziare a caricarsi. Una. E a volte si bug un pochettino. Non tenete premuto, se non ve lo bevete vi fate, beh, meglio evitare. E abbiamo le nostre due anime, sono pieno come un uovo. Che palle. E quindi questa era. Questa mod quindi era questo praticamente, abbastanza semplice. Fanculo. Gli enderman mi servono. Mamma, muori bastardo, non mi fai paura. Uno, dov'è l'altro? Con la sabbia in mano. Ok. E abbiamo altre enderpearl. Bene ragazzi, scusatemi se il video forse è un po' lungo, però veramente ho fatto 20 minuti di video, esplorazione e tutto. E sono stanchissimo. Il video dura 6 minuti più o meno, e sono un po' pochino. Però comunque queste sono le cose principali della mod. Per allungare un po' il brodo, vi spiego anche un altro paio di cose. Allora, a volte capita che il nostro nemico, diciamo, droppi del sangue. Adesso ve lo faccio un attimo vedere. Veloce, veloce, senza troppi danni. Droppa del sangue tipo questo. Ora, se noi con il nostro Soul Keeper vuoto, cerchiamo col tasto destro, abbiamo il Blood Keeper, che è diverso. Serve per fare questo libro qua, con il Blood Keeper, però ce ne vogliono 40 di sangue, sono secondo me più difficili da trovare, quindi è meglio evitare. Però dovrebbe fare qualche altra cosa questo, adesso non so di preciso. Fico. L'ectoplasma non ce l'ho. Vabbè, stavo dicendo. Possiamo fare questo qui. Che altro? Ci possiamo fare. Vabbè, questo fatto con la. Vabbè. Facciamo prima così. Ecco qua. Blood Crucible. Ok, questo qui. Un'altra cosa che aggiunge questa mod sono questi talismani. Uno. Sese. Due. Sese. E il terzo ce lo possiamo anche fare tipo ora. Questi talismani vanno, diciamo, a. Sta registrando, sta registrando, sta registrando, sta registrando. Yes. Vanno tipo. Sempre con le nostre anime come, tra virgolette, carburanti. E sono abbastanza utili, hanno effetti diversi, tipo ti teleportano vicino al letto, o vicino al portale se sei nel Nether, insomma, queste cavolate qua. E ovviamente non c'ho mai l'Ender per io. No, qui no. Yes. Allora, quindi. Iniziamo a craftare il primo, non so cosa faccio sinceramente, perché ho visto uno spot e ho detto che era di una vecchia versione, quindi un po' diverso. Vediamo un po'. Overworld Armored. Allora, questo ci dovrebbe teleportare nel nostro Nether. Cioè, no, sto dicendo nel nostro letto praticamente. Non so però come si usa sinceramente. Forse richiede più anime. Facciamo un attimo una prova, così vi spiego tutta la mod e facciamo la prova. Allora, vediamo un po' se me ne equivo uno. Dovrebbe tipo. No? Forse qui. Ah! Costa 5 anime. E 10 di sangue, quindi dovremmo avere entrambe le cose. Ed è così, facendo così,
Continuiamo a cliccare col tasto destro. Vediamo. Rimmo. Oddio, non sono sicuro. Che non mi riporti? Ah, ecco, dobbiamo tenere premuto. E lui scende la sua vita, però è praticamente indistruttibile. E noi continuiamo a premere. E ci riporta nel nostro lettuccio. E qua ci ha tolto 10 sangue e 5 anime. Quindi mi se servono anche, serve anche il sangue, l'ho appena scoperto. Questo è quello non hackerato, ecco qui. Bene. Quindi questa più o meno era la mod snafta, una mod molto epica. E quindi mi dispiace, dovete inchiappettarvi pure il sangue. Purtroppo sì. Quindi scusate se questo video è corto e dura 11 minuti praticamente, poco più di 11 minuti con la intro. Da Fox è tutto, ci rivediamo nel prossimo episodio. Ciao a tutti!